vediamo vediamo il capo dei paguri un pacco che mi dovrebbe portare un set Masella al limite d'inglese appunto per la live break. il problema è che in questo momento felice, la live mattone aspetta un attimo la gradazione delle carte olografiche che usciranno dal set e nel label della appunto della gradazione ci sarà scritto chimera e ciccio gamer 89 si sì, si sì, è dimagritissimo ragazzi dimagritissimo completamente un'altra persona molto molto esclusiva che vorrei tanto fare, ma non so se mi arriverà questo set base. Se vedete questo video, probabilmente poi è mai arrivato. Ma col senno di poi, vi posso garantire che è abbastanza difficile mantenere la calma in questo momento. Sperando che io non stia. Mutando il microfono, sono Michele mi uccide. Il pacco ancora niente. Io andrei a. Vabbè, che ansia, deve far montare L'hype anche a me. Mi devono arrivare sempre delle robe pazzesche, ma tranqui normale. Poi ti arriva. c'è una storia strana dietro. Cioè, nel senso che Fedex in realtà sta lì delle cavolate. Non era prevista per oggi la consegna del pacco? Strano, di solito Fedex quando ti manda la mail arriva. A me arriva sempre tutto con Fedex. Sono. Veramente il top, cioè, io non mi sono mai trovato male con FedEx, mai. Difendi FedEx solo perché è tuo amico, no? Frank, mi sa che hai confuso i nomi, però va bene. Un bel pacchetto, sono tornato dalla visita medica ed è arrivato un pacco. Adesso, però, io sono molto emozionato perché. Sto facendo diversi investimenti, perché questo qua è il set base che andremo ad aprire in live. In questo momento sono Che palle sto set base. Tutti che pensano al set base, tutti tutti non c'è altro nella storia della carte Pokémon, non c'è nient'altro. C'è il set base, il set base, il set base prima edizione, il set base limited, il set base prima edizione italiano e il set base. Non c'è altro, non esiste non esiste nessun altro, nessun altro set. Finito di 18 pacchetti. Che è venerdì, questo c'è cioè, cioè il rosichino, ma io tutto completo dalla prima alla terza, comprese reverse, tutto in prima edizione. Tutto nel mint to mint, compresi una roba come 15 set extra tcg e tutte le prove mai stampate. A parte le trofi, Si, sì, sto rosicando abbastanza. Effettivamente. Silenzio, questo video lo dovreste vedere domenica. Quindi 18 pacchetti ne rimangono ancora 18. Se volete partecipare ancora fate in tempo calcolate che un pacchetto l'ha preso l'ion un pacchetto l'ha preso power quindi una roba fotografica fai power scusa te lo, te lo davo io te lo procuravo io onica per non parlare di Gecko e tutti gli altri andiamo di là la moa ed eccoci qua finalmente nel mio studio allora possiamo procedere all'apertura di questo pacco devo veramente ringraziare i ragazzi di chimera Edoardo e Dario, che mi hanno dato una grandissima Ciao. mano per prendere questo, no, io, questo box, anche perché abbiamo dovuto mettere in mezzo un middleman. Chi è un middleman? È una persona che sul territorio americano dà una mano a fare queste spedizioni, quindi con... E che tecnicamente ti dovrebbe aiutare anche a, a eludere la dogana in certi casi però, insomma, con molta calma. Con molta il middleman di solito compra un pacco a 20.000 dollari e poi dichiara 40. Però. Eh, può darsi anche abbia dichiarato 40, non lo so, vediamo. con Molta calma: non utilizzerei forbici, non utilizzerei niente. Andrei giusto a incidere un pochettino. Come vedete, è stato controllato dalla dogana. Quindi l'hanno aperto, hanno controllato Se tutto fosse Nella, nella norma mm, I sì, signori sì. Ora esce fuori un baffan cuccolo gigante È un po' malconcio Ah, ci loro Me l'hanno aperto Non ci credo me l'hanno aperto Ora esce fuori Un baffancuccolo non ci credo. Non ci credo. Ha anche aperto un pacchetto, tra l'altro, questo non lo sapevo. Non ci credo. Cioè volevano controllare anche che fosse. Cosa avevano fatto? Un panetto di droga bello lungo e stretto. Oh mio dio. sarebbero da denuncia. Oh mio dio! No, non, non penso, mi sa. Purtroppo credo proprio. Sono passato denunce denuncia proprio di niente. Se si sospettiscono e vogliono controllare, controllano Poi non c'è nessuna protezione su questa roba qua Non, non c'è nessuna legge, non c'è niente One eternity later. Oh mio Dio, raga Diciamo che ne hanno aperta... Forse una sola? Ma poi l'hanno... ma poi... Cioè, ma guarda... ma l'hanno sbarbato Non è che l'hanno aperto L'hanno proprio aperto, sì Cioè, l'hanno proprio dilaniato, cazzo Boh, Tremendi, ma poi cosa c'entrava apri... apri... il pacchetto non l'ho capita, si vede davvero pensavano che ci fosse qualcosa dentro il pacchetto Boh Sì, possono farlo Augusto, penso proprio che possono... possano farlo Forse ne hanno aperta una sola Io spero che qui dentro, io spero che qui dentro Mamma mia la dogana, quanto sono, io non voglio, sto zitto perché Però ragazzi, ma Dio Cristo, ma... Allora, praticamente il mercato delle carte sta diventando sempre più grosso, sempre più enorme. Cioè, si parla di veramente affari da migliaia e decine di migliaia di dollari, di euro, eccetera. Non si può fare un, una, un piccolo addendum a delle leggi per tutelare il collezionismo e i prodotti di importazione da questi livelli? Volete controllare? Ok. Non ci sono altri modi per evitare, per preservare una cosa del genere, per preservare almeno la plastica che... Cioè... Invece no, lo sbarbamento totale. Non, non ci sia assolutamente nulla. Io spero che qui dentro non ci sia... Assolutamente nulla Eh perché se c'è Charizard eh, Ti immagini c'è Beedrill Tra l'altro io andrò da Federick ad aprire le box Di prima edizione del set base Vado lì a fare diciamo da oracolo A spiegare tutte le carte A dare un po' di dritte E, e probabilmente aprirò un pacchetto e spero di spacchettare Beedrill Io non spero di spacchettare Charizard Voglio spacchettare Beedrill Ci sarà questa maratonina dove spacchetta Il set base prima edizione E farò da... da... A... appunto da oracolo, da divulgatore a spiegare tutte le cose. Tut... Quando mi pare il 3, il 3 se non erro. Comunque, date sul suo profilo Instagram e lui sta condividendo parecchie storie riguardo questa cosa. quindi dovrebbe essere il 3. Il 6, scusate, il 6. Il 6, il 6. Il 3, so perché c'è un testa al 3. Cioè... Non ci posso. Forse se dichiarava. Non so se. Ma ha dichiarato il valore reale o meno? Perché se te dichiari. Tipo 40 dollari. E poi il box vale 20.000. E. loro si insospettiscono te, la, te lo aprono. Credere. Eh. Sicuramente l'hanno controllato. Perché io non so se. Io non so se, se aprirla questo pacchetto perché ormai mai aperto. Oh mio dio. Cioè, la dogana mi ha distrutto. Ha dichiarato 20.000 e allora. Ora hanno visto la scatolina piccolina. Ora vedo il video comunque. Um, hanno visto la scatolina piccoletta. Hanno visto 20.000. Si sono cacati addosso. Però poteva essere anche un box tipo di gioielli, qualcosa di. Un set base, raga. Cioè, praticamente mi ha distrutto un set base. 27.000 euro di box. 27.000. Mi è mai capitato qualcosa del genere? No, sinceramente no mai. E ho comprato veramente tanta roba, mai mai successo. Grazie a edo 93 the best, ve Orlando e Street Pirate 13. Anche perché di solito su di, prodotti di questo tipo, dove si deve pagare, ora non so, lui non so quanto ha pagato di dogana, ma vedrà ha pagato un botto su 27.000 se hanno dichiarato il valore completo, vedrà ha pagato la dogana. Di solito c'è bisogno di una descrizione ben dettagliata di quello che compri, di fatture, tutto. Grazie a Francesco 8598, un po' complicato importare una roba del genere. Non ho... Però tu avevi Lex che ti inviava la roba, ma quando mai comunista? È successo una volta sola per tipo 5 carte dal valore di tipo 100 dollari. E poi una volta ho fatto arrivare delle robe a Lexi che mi ha portato in Italia il Masella e basta, poi ho sempre importato tutto. Non so da dove ha tirato... avete tirato fuori questa sta... storia. Capito io. Cioè mi ha distrutto un set base no, Sperando siano tutte Perché le devo controllare Sta musica horror Raga le sto controllando Insieme A voi Perché almeno a esserci tutte che cazzo ti ha detto la testa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Comunque è successo a un mio conoscente. Nemmeno un conoscente, uno che eh, conosce che aveva comprato un set, eh, scusate, un box di acqua polis molto prezioso. Hanno dichiarato un botto, e, e ovviamente gli hanno aperto. 12, 13, 14, 15, 16 17, No, non mi sembrano fake le bustine Assolutamente no 17, 18. Grazie a Walk i 100 Pippoli 18 Ma comunque non le hanno tirate fuori tutte oh, oh, questo non l'avevo mai sentito in vita mia A me la Dogana ha mandato a casa la polizia con un mandato di perquisizione Perché avevo ricevuto un pacco dalla Spagna E secondo loro c'era la possibilità che contenesse droga Erano auricolari Non hanno fatto nessun controllo del pacco Vabbè Grazie mi a Fabio per l'abbonamento Mamma mia Ci sarebbero tutte Uh, perdonami la ignoranza, ma se una bustina arriva già aperta, uh, uh, già aperta perde valore. Sì, non conviene mai spacchettare Pokémon ormai. O fai come Fede o come Ciccio che lo spacchetti perché vuoi fare lo show e prevendi i pacchetti, quindi sai già che ci ritorni dall'investimento. Oppure non conviene mai aprire. Soprattutto i set di terza I set di terza valgono un botto Perché dentro ci puoi trovare il gold star Ma la probabilità di trovare una gold star è talmente infinitesimale Che non conviene aprire pacchetti nei box Tantomeno se ne trovi uno chiuso Soprattutto quelle che contengono i gold star Tipo dragon pacchetto, dragon front ora non so quanto stia che è isola dei draghi Non so quanto stia Però per sta a tanto Anche il box non ne parliamo Proprio perché c'è la possibilità di trovare charizard gold star Anche il mio gold star Figuratevi però Trovarla è veramente difficile Boh, veramente veramente difficile oh mio dio ragazzi allora nel senso meno male che doveva essere utilizzato per la life brick e se non lo apri che senso ha comprarli? collezionismo c'è cioè gente che colleziona pacchetti chiusi e i box chiusi no, non è così strano in realtà a questo punto non credo che si cioè le, le, le bustine non si sono mosse da qua e si vede Oh mio dio, meno male che ve l'ho fatto vedere, raga. No, mi sto sentendo male ragazzi. De, sti immagini se non avesse fatto sto video che casino, eh, ma l'ha aperto prima te per vederle, eccetera, ma figurati. Ha aperto una bustina e quante carte ci sono dentro? No, non l'ho vista la bustina, cioè io non so che cosa ci sia qui dentro. Che si fa Edoardo? E eh, che si fa? E eh, adesso, guarda, io l'ho controllate queste qua. Sono tutte perfette. Non hanno tolto nessuna bustina e non le hanno mosse da qui dentro. No, più che altro, più che altro più che qui potrebbero dire, hai fatto il video in diretta? Sì, il video in diretta. Guarda, sto ancora registrando, tra l'altro. No, almeno, almeno per evitare, appunto, cioè che non l'evento. No, guarda, io spero che qui dentro non ci sia un co. Mm. Cioè, io spero solo che qui dentro non ci sia niente, ragazzi. Sei in diretta adesso. Io sto diretta. registrando in diretta. Allora, per farvi capire, chat, vi faccio capire: in questo momento c'è Marco, Edoardo e Dario. Quelli che, tra l'altro, avevo salutato nel video. Eppure loro sono rimasti sb sbigottiti perché eh, sta succedendo una, una cosa orribile. Voi che dite io questa bustina devo controllare, che c'è dentro? Assolutamente sì. Prendo la. Guardate, sto davanti a voi. Voi non lo vedete, eh. Ah, ma, ma non sono le shale, sono proprio le al limite. Ma quanto le ha vendute le al limite? Ah, sto facendo per la diretta. Quanto costavano i pacchetti? Eh, però sai che c'è che la vendeva ciccio. Loro, ma. Praticamente il bottone. Boss... Dopo la terza stampa non è nemmeno Shadowless eh, normale. Se questo qua le bustine ci. Mille, ci sono tutte. Per fortuna manca. 1000 solo... euro. Solo questa Venga, io prego, ho perso il di vista video. i prezzi. Allora, no, se era no, una no, libro no, non ho visto. Momento, non... Perché cioè, allora, però... ci sono eh, set base. Ehm. Set base eh, inglese ci sono quattro stampe. La prima stampa che è la prima edizione con eh, ovviamente lo shadowless. Shadowless senza la prima edizione. Al limited che c'ha l'ombra sul, uh, sul a canne, il quadro di destra: cioè diciamo al lato destro del riquadro del, dell'immagine. E poi c'è la quarta stampa. Però non, boh, non. Ho perso di vista proprio tutto. Ho, ho, ho tolto io queste bustine in diretta. Ma non picchiettare che le ho tolte io, capito? Quindi so, in questo momento. Dentro al box sono 35 e non è manomesso. Nessuna bustina è manomessa. Io non so perché gli è venuto in mente di fare questa roba qua. Ti giuro io non, non ne ho idea. Perché pensavano ci fosse il panetto dentro. È l'unica cosa che mi viene in mente. Se no, non lo so. Di fare questa roba qua. Io, raga, spero non ci sia un c***o. Regà. Ma tanto, noi, noi, noi abbiamo il video. Vabbè, l'elustre proprio è No, no, ma la dogana ha messo, guarda ti faccio vedere. La dogana ha riaperto sia questo pacco qua. Guarda, quello di Michael l'ha riaperto, vedete? C'è il timbro. C'è la carsa Fedex, l'ha riaperto. E ha aperto anche questo. Vedi? Ha aperto anche questo qua. Quindi ha aperto tutto la dogana. Tutto quanto. No, io spero solo che non ci sia un co, Se almeno uno. Anzi, le probabilità di bulla qualcosa ci stanno di più. Quante co di carte devo togliere? No, ragazzi, vi giuro. Va bene tutto, ma... Sì, sì, sono al limited pure. Magikarp. Trainer. Trainer, no, eh, si chiama mantenimento, Medica non è trainer, vabbè. Trainer è la categoria. Io spero che sia un pacchetto scam, raga. Anche perché penso che la OP. Se già... di pacchetto scam, ecco già si inizia male. Sono dei pacchetto scam. Neanche se trovi la rara è scam, hai trovato la rara. Cioè, comunque sono carte importanti, sono storiche. Avrebbero lasciata qualche. Contate le carte: Stiamo a 2, 3, 4. Charmander molto buono. 5. Su di Charmander è molto. Ah, perché la pre-evoluzione di Charizard? Sì, vabbè, sì, vabbè. 6 7 3 2 8 Bulbasaur. Porca Vabbè, ma sono gli starter. C'è la gente che ci, ci, ci specula sopra perché sono gli starter. Ma sono comuni normali di merda. 9 Energia. Mm. Qua vai veloce energia Sì, infatti non è Gesù ti prego, fa che non esce un c... Se deve uscire, fai uscire una merda, ti prego, non ma, far... ma perché una merda? Oh, m... A me a me, cioè, c'hai tutti a cercare. Ma perché una merda? Ma poverine le rare, scusa. Ci sono rare bellissime. Ma ve lo dico? Raga, mi sto sentendo male. Che c'è Censi. Porca palagna. Ma perché è bellissimo? Sarà una vabbè comunque Sì vabbè ma che vuol dire il pacchetto Lo, lo metti da parte e lo dai a chi l'ha comprato Non succede mica nulla Porca puttana ragazzi Certo era da farla co quanti sta sa Magari metterla nella perfect size Però vabbè. Per Non mi sono mai sentito una merda più da adesso no, pure io. Ma porca, come, come famo? Ma non vale 5K al eh. limite, ragazzi. Non, non penso proprio. Eh, l'unica cosa è comprare una bustina pesante e rificcarla dentro al box. Ma lo dico proprio in diretta. C'è cioè l'unica soluzione che abbiamo è aprire è comprare una bustina pesante e ficcarla qui dentro. Era pure la prima. Eh. Perché sono pacchetti venduti a caso, se droppa Olo c'è meno chance per altri. Ah, è vero, quello è vero, cioè. Vabbè, questa soluzione qui ci può sta. Però... Cioè, serve una bustina pesante, raga. Eh, però una bustina pesante te la fanno pagare perché ci potrebbe essere anche Charizard Venusaur, Mewtwo. La sto... Eh, scusate, eh, spiega bustina pesante Dario. Bah, eh, semplicemente eh, quando una bustina è pesante c'è ovviamente la grossa probabilità che contenga una olografica perché le carte olografiche fanno aumentare il peso generale del pacchetto. Quindi ovviamente loro cercano le... Siccome si trovava una olografica su tre pacchetti, loro ovviamente cercano le, i pacchetti pesanti perché ci trovi l'olografica. Le rare non, non sono nemmeno considerabili. Faremo così. Non ce l'ho ragazzi, faremo così. Che vi devo dire? Certo, sì. Però posso dire che tra l'altro ci ha detto sfiga, ma nella sfiga forse ci ha detto bene? <ride> Io voglio sapere cosa dice la bolla doganale. Se dice quantomeno qualcosa. Che, che, che slips è questo? Sì, che sono dei grandissimi figli di mm, Dobbiamo modificare il post dicendo che verranno mischiate. Perché queste qua sì. sono tutte integre, capito? Non le hanno proprio toccate queste. Cioè, queste sono ah. perfette. Queste. Queste sono perfette. Comunque c'è No, perché sennò il Censi non c'era dentro, capito? Cioè abbiamo fatto una prova che il box è originale, che bella prova. Devo pezzo devo i sì, sì. Sì, sì, Chancy, non devo Sì, si, sono d'accordo. Censi non ho capito. non ho capito. Censi una delle più costose ora. Non lo sapevo. Io ormai eh, ho tutto, mi sono levato il pensiero. Grazie a Tunis, Manfrius e Antonio PSN. Mischiamo tutto e basta e partiamo così. Sì, sono d'accordo. Allora, però possiamo risolvere, nel senso che le... abbiamo visto che è originale. È uscito un Censi di me madre. Eh. Poteva uscire Charizard, allora lì erano... Ah, sì. È uscito Censi. Pre... A mie spese, comprerò un pacchetto pesante inglese unlimited e ce lo ficchiamo qui dentro. Ma, ma ragazzi, scambio... ma come vale, vale 3K il Censi? Scusate, non è... Aspetta, perché eh, forse il prima edizione, ma la limited mi sembra strano, raga. 3.000 euro la limited. Ma, ma, ma quando mai? Ma quando mai? Aspettate, fatemi vedere. Cioè, oh, veramente ho perso di vista i prezzi così tanto che davvero. Ma non è possibile. Fu il prima edizione, forse. Ma, eh... Raga. Ma non è vero, L'ho trovato adesso. Ma, ragazzi, ma via. Ma che c***o dite? Costa tre... Ho trovato un PSA 9, 300 euro. Ma che c***o dite? Su, dai, raga. 3000 euro. Il prima edizione, forse. Ho trovato un PSA 9, 300 euro. Quello di Ciccio, uguale, identico. Non c'è, sono semplicemente io che ho preso un fotonica da. Per questo po 3.000 che euro. Cordello, raga. Vabbè, dai, a... Compr comprerò una bustina pesante da mettere qui dentro. Così magari riescono due extract ah. di Charizard. Cioè, che devi fare? Da collezionista non ti dispiace sentire certe frasi. Sì, ma ora il mondo va così, raga Cioè, ormai, è praticamente è come se fosse una valuta alternativa: la carta Pokémon: cioè ci sono gli euro, i dollari, gli yen e la carta Pokémon. Ah, avete ragione. Scusate, ragazzi. No, ma sono d'accordo. Sono d'accordo. Cioè, tanto abbiamo verificato che non è scam. Non si sono presi neanche l'olografica. Hanno lasciato tutto dentro. L'hanno aperto semplicemente perché pensavano che fosse droga a sto punto. Cioè, loro non si sono... Questa musica drammatica. non si sono proprio resi conto di quello che hanno fatto. Poi mi dite, perché hai messo le bustine a 1000 euro? Ma voi vi rendete conto che... Responsabilità e rischi, ma... prende un ragazzo di 32 anni. Per ma che c'entra questo? Scusami. Sempre qualcosa di bello su YouTube. Ora, cosa so c'entra? Che voi fi vi fidate di me? Io non, non, non aprirò mai queste, cioè, le bustine, non le peserò mai. Dato che è uscito Cioè, ma se è la scena a 31 ci avrà nel magazzino album pieni pieni di, di, di roba, box, pacchetti. Insomma, se ne prende abbastanza responsabilità. Ma che c'entra però? Ah, una hologramma. No, ho capito. è uscito Censi. Per fortuna non è uscito niente di catastrofico. Cioè, nel senso Censi è bella. Ah, eh, Però. Andrò a inserire. Cinzi... In... Ah, Censi è bella però in. Okay. Una nuova bustina pesante. Calcolate, mi sta venendo da dare di stomaco. Ti dico io ve volevo fare la sorpresa nel senso che ne avevo acquistati due, uno era per tenerlo e uno era per fare la live brick. In questo momento ragazzi se io dovessi utilizzare quello per fare la live brick la mia perdita sarebbe all'incirca di 60.000 euro. All'incirca sarebbe di 60.000 euro se non qualcosina in più, quindi capite che... Non Parla con capire. la ragazza penso. Dai. Praticamente le bustine verranno mischiate. Verranno mischiate. Dissolvenza è nero, fondo è nero. Vabbè, raga che vi devo dire? Eh, ok, non, non so che dire. <ride> non so che dire. Apro un gym challenge, prima edizione da 700 euro, ok, 800 euro di pacchetti. Che delusione. Sordi, soldi, soldi. Va bene, ok. Sono contento che Federic abbia tolto i soldi dai titoli. Almeno così mi ha detto. Non parla più di soldi, non mette più il counter perché, sennò, veramente è un, un casino. Si parla solo di quello. È un casino. è un casino Si parla solo di quello. Ormai non c'è più il collezionismo, è eh, solamente soldi. Che vabbè, ci sta e ci mancherebbe una visione del mercato, libero mercato, capitalismo. Quello che volete. Però mi dispiace un po', dispiace perché io sono veramente affezionato a questo mondo. Grazie a Vivo92. Vuoi dare? Sull'argomento Dogana ne so qualcosa, visto che lavoro con le spedizioni marittime e con container. Ti garantisco che con i container fanno anche peggio. Apro i container se sono merci di interesse, a volte fregano piccoli quantitativi di merci e poi richiudono. Ma. Nei casi in cui tengono fermi i container per più delle... della franchigia, anche se si tratta di merci irregolari, il cliente si deve pagare pure le spese portuali, che sono molto esose. Lavorano di sopra delle regole. Bello, bellissimo. Ultimo titolo di Federic, 18K di box. Bene, ottimo. Benissimo. Vabbè, raga, eh, è così. Adesso è così. Va bene, eh. Ci mancherebbe altro. Pizza morte, pizza morte. Un canale pieno di sorprese, pizza morte.